Conte e brevemente l'assessore alla pesca, ma non ci dilunghiamo perché i tempi sono brevi, lancerà anche un messaggio in rappresentanza. Grazie. Buongiorno signor Ministro, buongiorno eccellenza. Acceso. Allora, acceso. Io brevemente voglio far comprendere ai media che sono qua, perché è importante questo, capire cos'è il caro gasolio per Lampedusa. Il caro gasolio non è inteso come viene inteso appunto nei telegiornali quando ogni giorno sentite parlare dell'aumento del gasolio e della benzina sul terraferma. Qui si paga un dazio in più che incide circa del 20% sulla tariffa. La chiarezza perché, per quale motivo questo gasolio debba costare tanto in più a Lampedusa rispetto alla terraferma non si è mai fatta. In tutti questi anni si è cercato di intervenire per ridurre questo gap tra Lampedusa e la terraferma, ma non si è trovata mai una soluzione concreta. Si sono trovate soluzioni palliative, quale può essere l'aiuto della regione con dei finanziamenti, contributi straordinari, ma questo non risolve il problema di questa mortificata categoria dei pescatori. Io sono un medico e mi occupo di, ho la delega alla sanità e ai servizi sociali. Per la prima volta Lampedusa non ha un rappresentante presso l'amministrazione che sia un pescatore. Questa è la prima volta nella storia di Lampedusa e io penso che per questa categoria è una mortificazione. Questa è una categoria che ha molta dignità. Tutte le professioni, secondo me, sono fatte con grande dignità, ma il popolo dei pescatori merita qualcosa in più. Questa gente non chiede aiuto economico allo Stato, non chiede assolutamente nulla, questo loro sanno bene come guadagnarsi da vivere a mare. Questa gente chiede che vengano trattati come vengono trattati i loro colleghi a Mazara, a Sciacca e a Porto Empedocle. In termini pratici, vi dico che oggi, questa mattina, il prezzo del gasolio a Porto Empedocle è di 0,35 centesimi, a Lampedusa è di 0,62 centesimi, quindi c'è una differenza di 26 centesimi. Mi dicono che è dovuto al trasporto, io ho preso informazioni su questo benedetto trasporto. L'ente che trasporta il gasolio a Lampedusa è l'AGIP, quindi l'ENI, e parte da Milazzo una nave petroliera che fa scalo nei vari porti della Sicilia, Mazara, Sciacca, e poi va a Pantelleria, a Linosa e a Lampedusa. Bene, questo trasporto incide solo su Pantelleria e su Lampedusa, ma non incide per niente sui porti siciliani, perché il prezzo del gasolio oggi a Mazara è di 0,36 centesimi, quindi è la stessa nave che porta lo stesso gasolio, quindi io capisco che non si tratta più di trasporto. Allora, dopo tanti interventi che lo Stato ha fatto, perché io non posso dire che lo Stato in questi anni è stato assente a questa problematica, e si sono fatti, io mi ricordo il prefetto di allora che si è preso un impegno 3 anni fa per vedere chiaro su questa faccenda, ma non si è, io penso che ci sono poteri forti che vanno oltre lo Stato, per cui questo problema non si è mai risolto. Su Pantelleria non viene molto sentito il problema perché non c'è una classe di pescatori molto attiva. Pensate che un peschereccio sta H24 acceso e in moto, quindi a mare, e di conseguenza il gasolio incide tantissimo. Per dirvi che sul reddito di ogni pescatore incide di circa 20.000 euro annua. Questa è la differenza. Solo parliamo di differenza di gasolio. Noi al Ministro degli Interni, che penso che sia appunto di competenza, chiediamo un'inchiesta aperta su questa problematica e di sapere in maniera chiara dove è dovuta questa differenza di prezzo. Nel 2001, quando eravamo con la lira, la differenza di prezzo era di 60 lire, parliamo di 0,03 centesimi.
con l'euro è passato a 20 centesimi. 450 lire. Significano 450 lire. Noi siamo così disperati che io ho detto anche alla stampa che domani presenterò una denuncia alla Procura della Repubblica contro l'ENI, perché voglio capire dov'è questa differenza di prezzo, perché mi dicono che il trasporto incide, e me lo dicono persone del settore in anonimato, incide dello 0,03 centesimi, ma non incide assolutamente di 26 centesimi. Passo la parola al Presidente della Pesca, grazie. 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 Grazie.